Stanno tutti bene? Ennesima puntata, grazie ancora a Gimas perché ci mette a disposizione questa macchina meravigliosa che è una ASX, una, devo dire, una macchina bella all'interno, all'esterno, poi noi l'abbiamo fatta anche vedere. Tra l'altro mi dicono che c'è anche uno sconto, potete soffrire di uno sconto di 3.500 euro se la prendete in questo periodo, quindi vi consigliamo di fare un salto da Gimas, la concessionaria Mitsubishi incontrata San Silvestro a Marsala. Detto questo, ospite del giorno, attore marsalese, vive un po' qua e un po' là, un po' qua dalle nostre parti, un po' a Roma. Alessio Piazza. Alessio Piazza, ben trovato. Eccoci, buongiorno. Come stai? Ciao, buongiorno. Come stai? Sono bene. Mettiamo subito la cintura. Subito, immediatamente. Immediatamente. I giusti messaggi. Cioè, i giusti messaggi. Questa macchina è bellissima. È meravigliosa. Meravigliosa. Allora, Alessio, sappiamo che sei. Apriamo subito con quello che stai facendo. Sei impegnato a girare una allora, serie sì, televisiva. Sì, una fiction che si chiama Il cacciatore di mafiosi. Sì. Sempre per la mia teoria che la mafia non esiste, ma è stata inventata per fare lavorare gli attori, gli sceneggiatori, i produttori. Esatto. Questa è una cosa che ovviamente, anche contemporaneamente ai fatti di cronaca avvenuti in provincia, sono tutte delle comparse che sono state scritturate per dare manforte agli ascolti. Quindi questa cosa è ovviamente. Sto scherzando, ed è una produzione di Rai 2, è una produzione giovane perché la cross produzione, sono infatti già girato delle scene, sono tutti giovanissimi perché hanno quasi, sono tutti trentenni, quindi c'è il regista trentenne, un giovane direttore della fotografia, quindi è una infra... Anche tu sei ancora trentenne? Sì, sì, io ancora sono un trentenne, con aggiungiamo 12 anni, però il mio patto con il diavolo è... Ma queste serie televisive, secondo te, tutte queste serie che vengono già dalle nostre parti o anche, sì, o anche fuori, sulla Sicilia, sui siciliani, sulle le varie, la mafia, come sì, abbiamo detto, eccetera, eccetera, secondo te non danno a chi vive, non so, al milanese un'idea sbagliata del nostro territorio? Cioè, allora, magari ha l'impressione che milanese, siamo nel Bronx. Allora, il milanese comunque c'ha... Cioè, non è che il fatto che non vada in onda è una cosa del genere, perché comunque pensa lo stesso, lo stesso che siamo, quindi quantomeno ci pensano di giro, esatto, bravo, è appunto la cronaca, quantomeno almeno diamo una forza lavoro a, esatto, a questa agli attori, a tutta la, il gruppo produttivo. No, poi dipende chiaramente sempre come racconti, certo, come giri. I temi sono ovviamente tantissimi. Dipende appunto dalla regia, dalla scrittura. Per esempio la scrittura di Montalbano con Camilleri è una scrittura sicuramente diversa rispetto a una fiction d'azione, insomma quella più romanzata, c'è cioè una immagine ancora diversa della Sicilia, quindi che ben venga, anche perché per anni ci siamo accollati tutte le fiction romane con tutti i temi romani in tutti gli ospedali romani, almeno diamo libero sfogo a un panorama meraviglioso, dei paesaggi e delle location bellissime come la Sicilia. Tu hai ricevuto un premio la scorsa estate, sì, il premio 91025, sì, che è, diciamo, un premio che è stato ideato tra l'altro da Filippo, che sì, peraltro è qui con sì, noi, che premia insomma le eccellenze del territorio, quindi le persone che comunque si sono distinte. Filippo è una fonte creativa e produttiva assolutamente nel nostro assolutamente territorio. E sono rare le persone, non lo dico perché c'è, perché lo conosco da assolutamente tempo. E allora mi chiedo, perché non sfruttarle queste risorse che abbiamo? Parlo magari con le amministrazioni, per esempio, secondo te le amministrazioni recentemente, negli ultimi anni insomma, sono state vicine al teatro, hanno fatto veramente qualcosa per il teatro? Allora, locale, il fatto no, che abbiano finanziato una stagione teatrale, già questo è sicuramente un'apertura, un investimento culturale che è stato fatto. È stato nominato un direttore artistico strepitoso, perché è una persona, Monio, grande Vadia, professionista, esatto, che è Monio Vadia, e quindi ha portato anche poi nella distribuzione degli spettacoli. Poi sai, gli spettacoli che ha portato Monio Vadia sono sempre anche al giudizio del gusto individuale, ci sono degli spettacoli più interessanti, altri meno. Forse poteva inserire nella stagione ufficiale, poteva dare spazio anche alle realtà più che da anni e che da tempo si, insomma, lavorano sul territorio. C'è anche da dire, bisogna avere l'obiettività e la lucidità di riconoscere la differenza tra
tra professionalità e amatorialità. Questo bisogna anche riconoscerlo, perché chiaramente chi fa un teatro amatoriale non può avere le stesse gli stessi spazi e le stesse anche risorse economiche che può avere un attore che fa questo lavoro come un professionista. Però secondo me bisogna trovare un giusto equilibrio. Un giusto equilibrio si può, bisogna trovarlo, soprattutto se lavori in un territorio, in una provincia. Questo succede anche nel mondo della musica, insomma, un po' dappertutto è così. Però io volevo restare su quel punto, perché sul punto di prima, ovvero quello di sfruttare le risorse, le energie che abbiamo nel nostro territorio. Per esempio, se qualcuno, l'amministrazione, ti proponesse di fare l'anno prossimo il direttore artistico della stagione 2017-2018, tu accetteresti? Sì, oppure... sì, metterei a disposizione sicuramente le mie. Quindi possiamo lanciare da questa cara amministrazione. No, non mettere che mi autopropongo. Lo proponiamo noi. Noi siamo quelli che stanno tutti bene. È una loro proposta. È una nostra proposta. Mia, Nini Bornici, Filippo Peralta c'è anche dietro. Se c'è da raccogliere le firme, le raccogliamo. Facciamo questa però, cosa, se volete. Sai, lavorando io quest'anno e faccio questo lavoro, ho iniziato nel 98. Fai il passo indietro politico. Ho iniziato nel 98, quindi sarebbe bello sicuramente mettere a disposizione le proprie conoscenze, anche le perché, proprie esperienze. Anche perché tu conosci il teatro, anche per quello che vivi altrove, e conosci quelli che ci sono, il teatro quello locale. Sì, quindi possibilmente non hai bisogno di curriculum, e sarebbe la cosa più semplice trovare un giusto equilibrio, una giusta distanza tra entrambe le cose. Che poi nella mia città, che è una città bellissima, dove d'estate rinasce, perché non organizzare una realtà che possa diventare nel tempo una realtà fissa, come il Giffoni Film Festival nasce come il primo anno e poi diventa adesso negli anni è un appuntamento fisso. Purtroppo questa è, devo dire con grande rammarico, a volte è una terra senza memoria. Quindi tu fai qualcosa e l'anno dopo ogni volta devi riniziare da capo. Questa purtroppo è una pecca che ha la nostra terra, e dimentica velocemente, quindi è una memoria a breve termine, un po' da pesciolino rosso, ed è spesso direttamente proporzionale alle cariche, insomma, politiche che ci sono al momento. Per cui se al momento magari nasce un festival e l'anno dopo muore. Invece bisogna puntare sulla continuità, su una progettualità continuativa. Questa dà forza, secondo me, al territorio. Tutto questo, caro Alessio, io chiuderei questo mini giro in macchina con noi. Grazie intanto per essere giro panoramico. Per essere qui panoramico. Ecco, se dovessi fare una... Da qui puoi andare. Sì, anzi, no, grazie. Aspetta, aspetta. No, c'è un cavo. Vai, puoi andare. Vado, eh. Allora, un attimo, Nini, io volevo chiedere soltanto se ci potevi accennare qualcosa che stai progettando per l'estate, perché io so che tu l'estate vieni sempre nella nostra città. Io da 14 anni d'estate dedico uno spettacolo alla mia città. Quest'anno sto lavorando a un nuovo progetto, il nuovo spettacolo, il titolo è, lo dico in anteprima, non l'ho detto. Il titolo è Ma di giorno i topi che fanno? Questo è il titolo del nome. Sai già dove è la location? Stiamo valutando. Va bene. Quindi però vi aspetto, di solito la data è sempre 20 agosto, 21 agosto, quella roba lì. Quindi tenetevi, però è sempre un appuntamento, guarda, di grande affluenza e grande calore, quindi confido nel pubblico qui in città. Allora, va bene, io ti ringrazio Alessio per essere stato con noi, mi auguro che tu sia stato bene in questa macchina, confortevole e bella, grazie a Gimas, un'aria condizionata fantastica, assolutamente super accessoriata. Ah, ci tenevo a dire una cosa importante, è un progetto a cui ho lavorato con quello del liceo classico, con i ragazzi del liceo classico. Questo è il terzo anno che lavoro con dei ragazzi strepitosi, e io credo che il teatro nelle scuole sia un progetto che tutti i dirigenti scolastici su cui dovrebbero investire, perché è l'inizio proprio di una
di un'idea di avvicinarsi al teatro, di essere, di capire le vere distanze con l'arte. E ho incontrato dei ragazzi bravissimi. Tra l'altro in scena poi quelli là più timidi sono diventati dei leoni. E soprattutto quando hai a che fare con questa freschezza creativa, ti rendi conto di quanto tu sia vecchio. Questo è quello che vorrei dire. Va bene. Con grande di quanto i 42 anni pesano di fronte a una 42. Freschezza. Ah, di io avevo capito 52. No, 42 davanti a una freschezza di 17enni e 18enni. Niente, ragazzi, è così. Quindi 42 anni è pronto per un incarico serio. Verissimo. Alessio Piazza è pronto a fare il direttore artistico. No, non lo, lo dicono loro. Ciao, non l'ho detto, grazie. Ciao, grazie. Grazie, lo dicono Alessio. Loro. Perché non abbiamo un assessore? Questo è quello che ci chiediamo come forze di maggioranza, che da circa un anno e mezzo chiediamo una verifica politica. Lo chiederemo pure al sindaco, che magari avremo ospite nei prossimi giorni. Ma il sindaco ha detto che è lui che vuole la verifica. La verifica? La verifica politica. Ah, la verifica perché politica. Vuole sapere chi è in maggioranza e chi è all'opposizione. E quando? Ad oggi. E quando però? Questo non lo so. Possiamo stare anche 3 anni mancano, sindaco. Dico, questo l'hanno dovremmo anche un po' spiegare. Questo l'hanno chiesto tutti. Qual è il, lei si ricorda con l'ultimo concerto che ha visto? Io l'ultimo concerto che ho visto e che mi ricordo è stato quello di Claudio Baglioni. E quando secondo lei si potrà tornare a vedere un concerto qualsiasi passport? Lei ha la faccia di un juventino. È vero o no? È vero. Anche il sangue juventino. Quest'anno è la volta buona, Presidente. Il pronostico del Presidente del Consiglio Comunale è la volta buona quest'anno?